C'è qualcuno che mi sta guardando. Dobbiamo veramente entrare in quella casa? Io non ci andrei, eh. Prova a suonargli. Bravo. Quello non è nonno, corri. Corri che non è nonno. Quello non è nonno. Frostinox, dove siamo? Ma dove siamo? Perché sembra il coso della dama? Io clicco il pulsante. Oddio. Frostinox, fai più paura tu della mappa. Libro. Capitolo 1, la foresta. Anche tu. Andiamo, Frostinox, io ho paura. Dove siamo finiti? Guarda. Tifo, ne siamo in una foresta. Non è niente di che. Stava andando. Salute. Che paura. Stava mandando da Granny. E invece ci siamo trovati in mezzo a una foresta. Oh, cos'è? Tu stavi andando dalla Granny. No, si è disperso un villager. Qua c'è carne. Io la prenderei. Anche delle ossa. Oh. Fammi prendere qualcosa, ok. Sta tramontando il sole, dobbiamo essere a casa prima che sia notte. C'è qualcuno che mi sta guardando. Oh, sembra un villager Brian, me lo ricordo ancora. Che inquietitudine. Oh. Ma ti guarda? No, è morto. Allora. Qua c'è un'altra casa. Forse era la casa di questo villico. Oddio, che fine brutta che ha fatto. È bella casa. Non voglio fare la sua stessa fine. No. Sentite. Vorrei vedere. Oddio, il temporale. Mi son cagato sotto. Questo posto fa veramente mettere i brividi. Oh, c'è un villico. Che è successo? C'è un villico morto. Oh mio Dio. Guarda. Me lo ha incatenato davanti. Come incatenato davanti? Io non l'ho visto. Io sì. C'è qualcosa? C'è Steve. Cosa è successo in questo villaggio? Oh, che schifo. Vieni a dare un'occhiata, che schifo. Ci sono tutti i cadaveri morti. Vabbè, non è che possono essere vivi dei cadaveri, però io direi di non andare avanti. Chiamiamo la polizia. Oddio. 911. Sono persone impiccate qua. Carne. Ah, dammi qualcosa. Carbone. Ma io la metterei a cuocere. Cuociamo la nostra carne, che è meglio. Strano però, non abbiamo mai visto un mondo del genere. È vero, oddio. Che schifo. C'è una chiave. Come li hanno ridotti? Dove? Ah. Ecco qua, dobbiamo mettere una chiave. Ciao, cadaveri. Dobbiamo veramente entrare in quella casa? Io non ci andrei, Ah, forse quella è la casa della nostra nonna. Me la sono scordata, è tanto che non ci vado. È tua nonna quella. Ah. La Granny è tua di nonna. Guarda, c'è una spada. Ti rubo tutto. Oh. Vabbè, ti lascio. Oh, preso. Se troviamo un cagnolino lo addomestico. Io sono pratico di queste cose. Mia nonna faceva la veterinaria. Oddio, hai trovato uno Shrek easter egg. Mi sembra di aver sentito qualcuno sghignazzare. Una spada in ferro e me la doro. Ottimo. Ok, andiamo avanti. Per di qua? No, per di qua è chiuso. Ok. Una chiave. L'ho trovata. Ci possiamo nascondere dentro questi armadi. Aspetta, mi sa che arriverà qualcuno. Ok, metto la chiave qua. Abbiamo aperto. Oh. Cosa c'è là? Ma quello c'è è... Quello è nonno? O è nonna? Che... Oddio. Oh sì. Oh. È il nonno quello. Cosa sta combinando? Prova a suonargli. Bravo. Apri. Cosa sta facendo? Cosa sta succedendo? È sceso. È caduto. No, è brutto. Non è nonno. Quello non è nonno. Corri. Corri che non è nonno. Corri. Corri, vai via, 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 via. Ci stanno seguendo? Corri negli armadietti, negli armadietti. Ecco perché esistevano. Dove sono gli armadietti? Oh. No. C'è ingabbiati. Oddio. Ho la nausea. Mi sto sentendo male. Oddio. Dove sono finiti? C'è la sua faccia. Vedo la sua faccia rossa. Aiuto. Oh, cosa sto sentendo? È una motosega? Cosa dici, nonno? Grandpa? Io vedo nasce. Oddio. Ma sono io. Ciao, Frosty. Oddio. Okay. La casa. C'è un imprigionato. Ah, lascia tua. Serve per rompere questa. Prova. No, non mi fa rompere. Io provo a saltellare. Saltella. Forse si rompe. Ah, qua no. Oh. Lo sapevo. Oh. Ha funzionato! Lo sapevo! Sono un genio! Io ho prenduto una roba. Torture chamber valve open. Ho aperto la valvola della stanza delle torture. Ci volevano torturare. Come ci volevano torturare questi? Che cosa orribile. Mi sento. Sembra quasi di giocare ad Outlast. Outlast. Oh, c'è una pozione. Red Will. Salute istantanea. Queste non sono buone, però. Ok, io ho preso l'arco. Io prendo le ossa. Ok,
che buono, che buono, che buono, che buono. Cos'è questo rumore? Mica c'è nonno a giro. Vemo, è una creatura. Me lo ricordavo anch'io. Cosa stanno combinando? Oh, se ne parla anche nella Bibbia del Vemo. Cosa ha attivato? È la sedia elettrica. Non mi piace questo posto. Ok. No, ho aperto le gabbie del villager. No, che hai fatto? È buono. È buono. Liberiamoli, poverini, li hanno imprigionati. Sono buoni. Ci sono delle videocamere. Oh, quello non è buono. Ma quello chi è? Quello se si libera. Cosa vuole da noi quello? Mi sa che da qua lui controlla le videocamere. Mi sa che è un grande controllo questo qui. Cos'è stato? La living room. Aiuto! Perché urla? Ah! Frustinix! C'è qualcosa di brutto. Aia! Via! Via, 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 via! Ce l'ha con te, non ce l'ha con me. Picchialo. Ma sembra che quando mi devono fare gli esami del sangue. Ma era lui o era un fantoccio? Era il nonno, era. Povero nonno, è passata miglior vita, amen. È ancora vivo, mi ha ammazzato. Ah, io credevo che fosse che l'avesse ucciso. Allora facciamo in fretta. Oh, era Brian. C'era Brian? Dove? Vieni a vedere, qua. È vero, è una statuetta. Forse il nonno è un fanatico di Herobrine. Oh, aia. Via, 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 via. Me ne vado, no, qua è bloccata. Qua dentro, qua dentro, qua dentro non mi trova. Oh, no. Ti potevi imparare a lasciarmi da sola. Sono morto nell'armadietto. Ehi, nonnino, vieni qua che c'è Frostinox dentro quest'armadietto. Vieni a prenderlo. Dai, camperone. Io scendo. Tanto qua non c'è niente, no? Guarda la famiglia del nonno. Questo lo ricordo. Era un quadro finto e c'è un'armatura di meteorite. Prendilo nel sedere. Aia. Oh, hai visto? Quanta roba qua da mangiare, cioè, è pieno. Attento perché mi sa che il nonno sente quando apriamo le cose. Non credo che sia stupido. Secondo me dobbiamo trovare il modo di aprire queste porte. Ah no. Ma secondo me è perché dobbiamo trovare. Siamo bloccati. Era l'uscita, ma non possiamo uscire. Ah no, è qua forse. Ci sono 6 valvole che dobbiamo trovare e aprire. Credo che le troviamo qua. Delle scale. Speriamo di non avere il nonno dietro. Cos'è? Ho aperto tutte le porte e la valvola. Adesso devo fare parkour. Abbiamo aperto delle porte. Siamo fuori. Che bello. Qua c'è un'altra pozione di salute. Ho sentito dei ragni. Questi però sono classici di Minecraft e sinceramente mi fanno meno effetto al momento. No, mi sono avvelenato. Attento perché non vorrei che ci abbiamo il nonno dietro, eh. C'è un cadavere. Cosa abbiamo fatto? No, cos'è successo? Cos'è successo? Nonno modificato geneticamente. Dimmi che non può passare qui. Dimmi che non può passare. Corri. Aiuto. Aia, no, 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 no. Aspetta, lo aggiro, lo aggiro, lo aggiro, lo aggiro. Oh mio Dio, no, ce n'è un altro. No, e niente. Ok, vado a rifugiarmi. Ho tirato la valvola, ho tirato la valvola. Forse quello che dovevamo fare qua è finito. Io me ne vado, Frostinox, perché penso che qua abbiamo finito. Ah, forse il nonno che si arrabbia perché noi stiamo facendo le cose che lui non vuole. Qua si è aperto un altro posto, Aspetta, mi arrivo da qua. Emerald chest plate. Cos'è? Credo che ci sia stata tipo una guerra. Io vado al laboratorio. Ah, lo stesso. Vediamo se c'è un'altra porta che abbiamo aperto, perché mi ricordo di aver aperto 3 cose. Ci mancano altre leve da aprire. Io provo a tornare su a vedere. Oh, c'è il nonno col coltello. È super arrabbiato, ma mi sa che l'ho chiuso dentro. Ah, ma io sono un figo, l'ho chiuso dentro il mobile. Ah, sì, abbiamo aperto il piano di sopra. Sì, io ho cercato un pulsante, si è aperto qualcosa. Me l'adoro, ok. Questo posto, come lo apriamo? Ci serve una chiave. Dobbiamo andarci da casa di nonno, a me non piace nonno. Mi piaceva quando mi cucinava la pasta al ragù, invece adesso sono io il suo ragù e non mi piace la cosa. Non vi lamentate quando i nonni vi cucinano le cose e vi dicono mangia che sei sciupato. Meglio che mangi tu che venir mangiato, no? Ho trovato la chiave! E ho trovato una balestra! Ah, perché era nella torta! Era nella torta! No, non era nella torta, era dentro la cassa su cui tu ti eri seduto. Apro con la chiave? Vai! Vediamo. Tiriamo. No, no, cosa hai fatto? Senti, io me li addomestico i cagnolini. E uno. Ti chiamerò Carlino. Ci sta di buono. Cosa ho aperto? Non lo so, però qua c'è del sangue. Oh! È esploso il pavimento. Dov'è Carlino? Mi sa che mi è morto il eccolo qua, bravissimo. Ok, mi sa io ho il maglialino con me. Mi sa che c'è nonno qua sotto. Oddio, ci sono dei cadaveri. No, oddio, no. Ok, scendiamo. Addio Carlino. Oh.
Vabbè, vai prima tu, visto che sei coraggioso. Oh, ma non mi fa scendere. Cos'è successo? Oddio. Oh. Ah, ok, sta caricando. Mi sono cagato addosso per la faccia di nonno. Ah, ma non è la storia, tipo a quanto siamo della mappa. Capitolo 3. Ah. The Shewers. C'è la chest. E Carlino è rimasto con noi. Diary 2. Ok, tanto non ti leggerò mai, ma... Ah, le mappe vanno viste per forza perché sono le location. No. Oh, no. No, non lo uccidere. Non lo uccidere. È lui che sta uccidendo me. È lui che sta uccidendo me. No, mi vabbè. Stava uccidendo. No, raga. Cioè, Frostinox odia i cani. No, è che mi manca il maialino e non potevo rimanere io senza di lui. E quindi dovevo rimanere io senza il mio? Ah, aspetta, ci dobbiamo arrivare da sott'acqua. Ok, io mi infilo qua dentro. Ho trovato un cunicolo strano. Cos'è successo? No, mica muoio. Sì, ora muoio, ora muoio. Sono arrivato, forse? No, non morire, Frostinox. Ho tirato la valvola A. Ah, la B. Okay. La B. Quindi adesso noi siamo alla B. Okay. E da qua dobbiamo arrivare là. Oddio, è tutto impantanato. Noi dobbiamo andarcene dalla casa di nonno. Ma perché siamo finiti? Chi ci ha fatto fare? Potevamo scavalcare il cancello e andarcene tranquillamente. Ma infatti, potevamo sfondare la porta a calci con tutte le cose che ci avevamo. Guarda, io ce l'ho ancora per poter rompere il cancello e andarmene. Tanto ho chiuso nonno dentro un armadietto. Una è mia. Questo per finire l'armatura. Quanta roba. Ma con chi stiamo andando a combattere noi, scusate? Ah, mi sa che abbiamo fatto jackpot. Tipo quando ci sono i videogiochi jackpot. Forse questo è il tizio della mappa che si era creato delle robe per sconfiggere prima il tizio. E invece l'abbiamo beccati noi. E io manco sapevo dove andare. Cosa ho trovato? Ce n'è un altro per te. Ci sono balestre enchantate. Qua ci sono dei cadaveri, ma oramai ci ho fatto l'abitudine, perché mi sa che nonno li mangia questi, quindi. Adesso devo trovare il B. Là. Ho trovato un altro di quei condotti strani. Valvola. Server system open. E dov'è? Frost, mi sa che ho trovato il posto. L'hai trovato? Aspetta che ti raggiungo subito. Sembrano le fogne di Hit. Mica da dove siamo venuti. Ah, quindi l'hai visto. È da dove siamo venuti. Ok, Frostinox, siamo arrivati. Salgo. Siamo arrivati? Sì. Era ora, veramente. Maremma, che schifo. Stiamo camminando nella cacchina di nonno. Mi sa che hai mangiato troppi cadaveri, quindi si è sentito male. Cioè, è schifo, l'ho preso in mano. Che, ma no, è detta così. Sembra la pizzeria di FNAF questo posto. Aia. Non mi far paura, non mi far paura. Oh. Chi è? Cos'è? C'è nonno e la sua famiglia, siamo morti. Sì, prendilo nel sedere, nonnino. Ti è caduto tutto addosso. Capitolo 5, 4, la warehouse, la casa maledetta. Ok, prendi tutto quello che ti danno. C'è il diary 3 che io leggerò a grandi linee. Ok, c'è un elevator che noi dobbiamo attivare in qualche modo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo un sacco di effetti. Sì, ma effetti brutti, mi sa. No, sono buoni, ma per andare dove? Qua? Non capisco dove siamo. Sembra. È un posto enorme. Oh, no, Frostinox. Non mi lasciar solo. Ci sono tutti di quelli della famiglia di nonno. Sì, da me c'è il toro. Li ho sempre odiati. Da me c'è quel cornuto della anche famiglia. Anche da me. Mica li dobbiamo far sempre fuori. Ho trovato la spada di Emerald. Cosa ho attivato? Non capisco cosa ho attivato, ma qualcosa ho attivato. Per passare indisturbato, forse. Qua da dove siamo arrivati? Ciao, Frost. Mi hai fatto un po' di paura perché sembravi nonno, però vabbè. Dobbiamo cercare quelle zone lì per attivare il poco. Cos'è? Non mi picchiare che già ci sono questi. Dobbiamo attivare questi, vedi che sono rossi. Oh, aspetta, qua c'è un posto. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. No, veramente io non so più che fa. Non dirmi che qua c'è nonno. Aspetta, che qua c'è un altro. No, questo l'abbiamo già pigiato. No, c'è un altro toro. C'è un altro. Quanti tori ci sono? Ma sono nonno. Ma che razza di famiglia c'è? Ok. Cosa ho trovato? Elevator activated. Fammi vedere. Sta arrivando. Corri. So dov'è. Dobbiamo fare la strada di prima a ritroso. Sei pronto? Non me ne frega se mi picchiano. Tanto l'ascensore, non vincerete mai, sì. La bontà vince sempre. Perché noi siamo le Winx. La tua mano nei miei jeans. Ce li ho tutti addosso. Non mi ammazzate. Ho trovato l'elevator. Mi butto. Non mi potete raggiungere qui. Schifozzozzi. Addio. A voi, a Frostinox. Dove siamo finiti? No, eh.
Ma gli occhi. Oh, nonno mi fa sempre paura quando c'è il caricamento, che ti guarda male. Sono stato fulminato, capitolo 5, lattico. Abbiamo quasi finito, siamo quasi fuggiti. Ok, aspetta. Oh, c'è la foto del nonno, la sua famiglia. Fammi vedere, oddio, ho avuto paura. No, sono Victor. Ah, ho capito. Lui non era vittoriano, sai? No, ha la doppia personalità. Vedi, sono Victor e sono Bebal. Lui in realtà è Victor, ma Bebal è il demone. È il Beemoth. La sua famiglia. Il Beemoth ed Herobrine erano tipo. Governavano il mondo. Vabbè, non si capisce niente perché c'ha. Vedi, è stato assetato di potere. Lui aveva il potere e il demone l'ha corrotto. Poi era ancora felice. Qua c'è Herobrine. È stato Herobrine che gli ha infuso questo demone. Povero nonno, io cioè non ti vedo da un anno e c'hai un demone. Oh, eccolo! No, È triste. Nonno. Cosa è successo? Victor? L'ho scritto io? Io non sto scrivendo niente. Guarda che mi guarda! Ciao nonno! Dov'è il mio ragù? Lo so che mi conosci, sono tuo nipote. Voglio il ragù. Ciao zio. Ma che è tuo zio? Devi fermarlo. Chi è che devo fermare? Quello che non mi ha fatto ragù. Sta diventando sempre più forte ogni giorno che passa. E quindi? Devi starmi a sentire, devi fare attenzione. Lui tornerà indietro. Posso crederti? Non per molto. Ascolta. No, devi venire via, Frost, che lui si trasforma in quello brutto tra poco. Ho fatto una pozione segreta. E l'ho nascosta nella room alla mia destra. Hai fatto una pozione? Se la bevo e Bebal morirà e uscirà da questo mondo. O se non lo farò succederà qualcosa di orribile. Sta per succedere. Corri, fai in fretta. Ok, vediamo dov'è la pozione. Una volta parla io e una volta parla Frost, togliti. Vediamo se... Dov'è la pozione? Guarda se ci sono scatole. Dobbiamo far veloce perché sennò il nonno si trasforma. Io sono un impedito. Ah, eccolo, qui. No, è diventato Bebal. Mi ha bloccato la chest. L'hai riconosciuto? Cos'è successo a Victor? No. Oh, ha scritto in rosso. L'ho mandato a dormire per un po'. No. Ridammi mio nonno che voglio la pasta al sugo. Scusami. Sono venuto qui per quello. Sei arrivato. Sei in ritardo, quindi. Ma fammi una pasta. Ecco. Non me ne frega niente se sono arrivato tardi. Non è che spacca il vetro questo? Mi guarda male. A proposito di quella pozione, non riuscirete a darmela. Non puoi spaventarmi, gli hai detto. Non ho capito cosa ha detto, ma credo che... Ma perché nostro nonno sa l'inglese se io non lo so? Perché parli inglese? Voglio una pasta al sugo. Molto passionale, molto piccolo. Sei esattamente quello che stavo cercando. Quindi... Per fare la pasta al sugo. Ma io la voglio per me la pasta al sugo. Adesso andiamo al punto. Nonno ha dei piani segreti per noi. Dov'è quella pozione? Open the chest. Eccola. Benissimo. L'avrai. Ma per adesso. No, arriva. Sta arrivando. Apri la chest e vedi cosa c'è dentro. Io scappo. Andiamo via. Che sta arrivando nonno. Oh, c'è il nonno dappertutto. Dove? Si è impossessato delle TV. Cosa sta succedendo qua? Ma la puoi rompere? Oh, cos'hai fatto? Oh mio Dio. Possiamo tirare delle leve a qualcosa? No. Per cambiare il mondo devi fare dei sacrifici. Le persone sono l'ingrediente fondamentale. Loro odiavano tutto ciò che Victor amava. E gli hanno griffato e fatto delle cattiverie. Ma lui è tornato per la vendetta. Adesso sono Victor. Io che distruggo tutto ciò che amano. Oddio, mi sembravi nonno. Vai a cagare, Frosty. Già. No. Gas due minuti. No, ci ucciderà. C'è nonno, corri Frosty. Pronto. Corri. Dobbiamo scappare. Mi hanno rallentato, ma io sto continuando a correre. Non mi prenderai. Io voglio la mia pasta al sugo e l'avrò. Non mi fregherai così facilmente. Con tutte le paste al sugo che ho mangiato sono talmente potente che non te lo immagini. Non capisco dove andare, mi sono perso. Mi sa che abbiamo perso. Credo che si sia... Oh, c'è la balestra? No, il nonno ha preso il fucile. Mi sa che il nonno non ci vuole tanto bene. Ma qua non c'è niente. Noi dovremmo venire qua. Oh, dobbiamo fare un rituale qui. Si sta attivando un rituale. La devo bere io? No, tieni. Non so dove scappare perché il nonno mi sta picchiando. Vabbè, noi moriamo tra poco, Non ho capito cosa dovevamo fare. Niente, stiamo per schiattare male. Che è successo? Forse dovevamo sopravvivere per un minuto. Cos'è? Il nonno si è arrabbiato. Ma noi possiamo rinascere o ce la rifà tutto da capo? Oh, c'è il tramonto.
Siamo morti e Minecraft è finito così. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi tutti i prossimi video. The Game Time e Frostinox, purtroppo bye. Passate da Frostinox. Qui trovi la playlist della serie ufficiale o di serie simili. Qui trovi un video simile a questo che può interessarti parecchio. E qui trovi il tasto iscriviti. Fai tu la scelta, ma resta su Game Time.